Buonasera, buonasera, buonasera a Buonasera. tutti. Eccoci qua in questa nuova veste, ormai è diventata purtroppo un'abitudine, questo nuovo modo di trasmettere. Ciao Tommaso. Ciao, ciao Fabio Pinghi, di necessità virtù. Per forza, Per per forza. fortuna che abbiamo questi mezzi per comunicare, per vederci, dialogare. Pensa, se non ci fosse stato internet o le chat o le varie applicazioni. Sarebbe stato molto peggio. Avremmo avuto le notizie, ma ci saremmo dimenticati le nostre belle facce. Oddio, mo' belle facce proprio. Allora, oggi una puntata particolare. Come sempre, abbiamo cambiato un po' il format della nostra trasmissione, no? Nel senso, era partito Guercio con fini umoristici, satirici. Adesso ci siamo prestati un po' all'informazione, a dare il nostro piccolo contributo per quello che può essere, mantenendo il nostro taglio un po' informale, eh? Che ne Sì, dici, beh, Tommy? nel senso il sorriso anche purtroppo in queste situazioni tragiche, perché così si parla in questi termini, però noi manteniamo il sorriso perché fondamentalmente il sorriso ci dà quella spinta, quell'incoraggiamento, quella positività e dice vabbè, famoci un sorriso, perlomeno noi possiamo ancora sorridere. Ecco, questo noi in Umbria siamo fortunati, tra virgolette, che non siamo in una situazione, insomma, Più drammatica. eh sì. Allora, terzo ed ultimo appuntamento di questa puntata, un nostro amico, un nostro concittadino, Paolo Mascelloni, ha accettato di essere con noi. Salutiamolo. Ciao Paolo. Buonasera a tutti, ragazzi. Vi Ciao vedo in Paolo. splendida, con molto piacere, vi vedo in splendida forma. Guarda quanto è bello Tommaso. Bello. Bello, eh? Bello Bello, rotondo. Comunque bello. con estremo piacere vediamo anche te in splendida forma, Sì. malgrado tutto. Io c'ho bisogno, ragazzi, che c'è una Esatto. splendida forma, perché come mi viene un po' di, capito, un po' di nero sotto agli occhi, insomma, comincio a... Però, dai, ci difendiamo. Allora, no, dico, teniamo un po' il filo per chi magari non conosce bene la Esatto. situazione, ricostruiamola, no? Allora, oggi tutti abbiamo letto la tua lettera sul sito di Tutt'oggi, una tua lettera aperta al sindaco perché purtroppo Paolo sta vivendo una situazione che non è proprio delle più facili da gestire. Ce la vuoi raccontare tu, Paolo? Ma insomma, ormai tanto è storia risaputa che i miei due vecchietti, papà e mamma, ci hanno avuto, ripeto, non sappiamo in che modo, perché visto, cioè loro chiaramente non è che hanno un tenore di vita o una frequentazione che possa giustificare comunque l'avvenuto incontro con questo st'animalaccio che pare che ci sia, non Sono pare. risultati positivi al corona. Bravissimo, bravissimo. E La situazione quindi adesso è che tuo papà. papà, oggi stasera abbiamo ricevuto la notizia che sta migliorando, che sta leggermente migliorando. Sono 5 giorni che non ha più la febbre. Sta a Dove sta tuo Perugia. A padre Paolo? A Perugia. Perugia, a Perugia. E devo dire che si sta difendendo molto bene, insomma, considerata l'età. 91, ha tuo se non papà? sbaglio. 91 compiuti. E chiaramente mamma, che c'è stata più a contatto nei giorni antecedenti al ricovero, è risultata positiva anche lei. Però lei è asintomatica, cioè non c'ha febbre, non c'ha... Le donne sono più forti di noi, ho detto sempre, è sempre stata... Se Dunque, vi viene un... siete accorti della sua positività con il tampone? Con il tampone, sì. Ok. Ecco, ricordiamo che vivete nello stesso stabile voi, Noi siamo nello giusto? stesso stabile, due appartamenti diversi che sono comunicanti da una scala interna, praticamente. Ok. E che quindi Mentre voi invece ricostruiamo, voi tutti negativi. noi fortunatamente tutti negativi. Io, la mia compagna e Jacopo, mio figlio maggiore che sta qui con noi. C'era anche Matilde, la piccolina, che però l'abbiamo fatta andare via subito il primo giorno appena saputo della positività di papà.
e noi siamo rimasti qua. Quindi, dunque, c'è una mamma da accudire, perché poi tua mamma ha una disabilità. Non muove le braccia, quindi non può accudirsi, non può lavarsi, non può fare niente. Ha rotto tutti e due gli omeri in passato, quindi ha i postumi di queste fratture che gli impediscono di alzare le braccia. Quindi ha bisogno di essere accudita in continuazione. Ecco, che rientra, il non poterla accudire rientra nelle vostre difficoltà oggi, Paolo. No, è l'unica grande difficoltà che ci abbiamo, perché una volta che abbiamo saputo che i nostri tamponi sono risultati negativi, cioè salti di gioia, no? Sotto tutti i punti di vista. Che però diventano non più salti di gioia, diventano salti di terrore, perché poi dici, vabbè, ci ho avuto la fortuna fino adesso di aver scampato la contaminazione da parte di mio padre, che comunque i giorni che lui stava a casa, che stava, è stata una settimana a casa prima con la febbre, prima di essere trasferito in ospedale, e chiaramente io rapporti ce ne ho avuti, l'ho accudito in quelle mansioni, insomma, che sto della persona anziana che deve andare, certo, a bagno, che deve fare, quindi già me sono scampata lì e dico mio, c'ho avuto una poi con mamma me sono scampata. Adesso l'essere negativo mi dà tanta felicità, ma mi dà ancora più rabbia, perché dico, cacchio, mo sono negativo e non è che non voglio occuparmi di mia madre, ci mancherebbe, lo faccio con, certo, tutto il cuore io, però lo vorrei fare avendo della strumentazione che mi permette di stare tranquillo, cioè avendo delle mascherine giuste, avendo dei grembiuli giusti, avendo dei guanti giusti, ma soprattutto avendo una preparazione giusta, cioè io capisco, capisco che la gente c'ha paura, capisco che ci possano considerare quasi degli appestati adesso e non portano ancora a nessuno, perché io farei la stessa cosa forse nei panni degli altri, no? Perché poi siamo sempre abituati a pensare che le cose succedono agli altri, no? Ma gli altri poi in realtà siamo noi, quindi poi ci trovo in mezzo. E quindi non è che condanno chi mi ha visto, chi mi ha visto che mi hanno arrestato alla farmacia di San Giovanni perché ero evaso dalla quarantena, che poi io sto in una quarantena fiduciaria, quindi in realtà non mi arresta nessuno anche se esco, ma non esco per vabbè, spieghiamo che non sono cose vere, ma sono delle dicerie, perché se no... Assolutamente, cioè, ma ne hanno dette di tutti i colori, insomma, no? Ovvio. E non porto rancore per questo, ripeto, perché capisco che quando uno c'ha paura poi qualche scazzata la dice, per carità, è successo a tutti. Oh, però che nessun operatore venga qui con attrezzatura preparata perlomeno a fare quelle mansioni che sono più che richiedono una vicinanza maggiore con questa donna malata, no? Cioè quella, io direi, Paolo, che richiedono una professionalità, perché per fare queste cose bisogna avere una certa professionalità. Una preparazione, ma oppure già, qualcuno... Serve già una professionalità per gestire una persona disabile, no? In questo caso poi voi dovete avere tutte quelle accortezze per non entrare in un contatto che possa contaminarvi. Bravissimo. È molto difficile. Ecco, a proposito di contatto, avete contattato qualcuno, tipo la ASL o qualche associazione di volontariato che potrebbe dare tutti? Abbiamo contattato tutti. Siamo in filo diretto con la ASL, che so, per carità, so anche Calucci, no? Nel senso che per quello che possono fare, insomma, non è... Io con i servizi sociali, cioè, ci hanno aiutato, diciamo, psicologicamente, nel senso vicinanza de pacche sulla spalla tante, insomma, no? Però alla fine de cose concrete, se non era per qualche amico che mi ha lanciato i guanti, per esempio, che ci fanno un gran comodo a noi fuori perché poi una certa tipologia dei guanti serve, che non è che si trovano molto facilmente. Certo. Chiaramente perché non poi potrebbe... di fatto, Paolo, scusami, di fatto voi non potete neanche uscire. Bravissimo. In questo momento. Dunque è necessario che qualcuno venga a aiutarvi in questa misura. È chiaro, ma è necessario che qualcuno, secondo me, quello che chiedevo io poi era, è necessario che qualcuno ci chiamasse e che ci istruisse su come rapportarci con questa persona. Cioè, quali sono le azioni che dovevamo mettere in atto al fine di evitare più possibile il contagio da parte nostra.
Invece tutto In quello che questo abbiamo appena. momento, Paolo, scusa, in questo momento, scusa se entro Sì. nell'intimo, in questo momento come fate? Cioè, quante volte sali da tua mamma? Due volte, come ci è stato suggerito dalla ASL, saliamo a pranzo, e la mia compagna che è un angelo, perché lei, poi capito, essendo donna, con mia madre si rapporta un po' meglio, sale a pranzo, quando mi porta il pranzo e la lava, la custodisce, insomma fa quello che deve fare, perché questa poverina non muovendo le braccia non si può nemmeno Certo. lavare, e per mezz'ora, 40 minuti circa, gli disinfetta tutto l'appartamento. Tutto quello che può fare, insomma, Certo. e poi la sera c'è, e E poi come si la sera. veste? Come si veste? Guarda, Jacopo, più a me i sacchi sopra là. Ma adesso vi faccio vedere Il costume. il costume, no, quelli grossi. Beh, ma da buoni italiani c'è bisogna mettere anche un po' di fantasia, eh? Ah, ma ce ne mettiamo tante, eh? Allora, questi, eccoli qua, sono i sacchi neri, quelli da giardinaggio, no? Che Sì. sono fantastici perché sono abbastanza. Noi siamo, anche la compagna mia è alta, quindi Servono ci la misura arrivano. quella grande. Ecco, è a misura grande, e facciamo i famosi buchetti sulla destra e sulle braccia, ce li mettiamo, poi io. Poi bisogna anche essere attenti nel liberarsi di questi scafandri, No, giusto? Tutto. soprattutto perché il problema non è tanto quello di andare, perché poi abbiamo appreso Certo. dalla televisione, dai militari, dai soldati, abbiamo appreso che il problema della contaminazione avviene quando uno si sveste, ma noi è diventata una celebrazione, sia la vestizione che la Rito, svestizione, certo. Porca tipo miseria, Bergoglio, insomma, capito? tipo il prete. Vabbè, Ecco, allora ci voglio. Guarda, no, ridiamo un po', eh. sì, ridiamo un po', ma ci vogliono 20 minuti per vestirsi e 20 minuti per. E forse anche 30 per svestirsi, perché Allora, poi. la mascherina, quella tecnica, no, magari non ce l'hanno, però io faccio, intanto colgo l'occasione, faccio un appello per i tuoi vicini, intanto qualche sacco. Nero te lo potrebbero buttare No, là. ma devo dire che c'è stata diversa gente. Oggi addirittura mi hanno proprio una signora carinissima, mi ha portato una borsa di spesa Ah, che bello. che ho apprezzato, ho accettato, ma non Eh è di sì. quello, ringraziando il cielo, ancora non è di quello che ho bisogno, insomma, perché No, però poi se non puoi non uscire. posso uscire. No, ci stanno dei supermercati che me la portano a casa, no? Ah, Vabbè, ok. Beh, però so comunque gesti che fanno a piacere, me no? immensamente, immensamente piacere. Stasera pure ho trovato attaccati al cancello, ho trovato una borsa con un litro di alcol, poi una confezione, guarda, ce l'ho lì, non so se mai. Ma da be ma da bere o da disinfettare? No, da disinfettare io. Eccolo qua, guarda, questo è l'alcol che ci hanno portato, mascherine, Bene, queste delle mascherine che ci hanno portato. bene. Bene, bene, bene. Una tuta, ecco, da in bianchino che ci fa comodo, vedi? Altre mascherine di quelle che però sono mascherine che, per carità, usiamo, ma che non so quanto sono efficaci, possono essere efficaci se uno va al supermercato o va, che ne so, a fare una Certo, passeggiata, ma non ma so non quanto se sono uno a efficaci. contatto, Senti certo. Paolo, Tu eh. oggi facevamo menzione all'inizio della nostra chiacchierata a quell'articolo su tutto. Oggi hai scritto una lettera al sindaco, no? Dove sostanzialmente richiedi appunto un aiuto in questa misura, cioè di una figura che in qualche maniera vi possa fare A mia affiancamento. madre servirebbe una figura che la mattina si occupa di lei in maniera giusta e che eviti anche a noi un contatto così diretto con un'attrezzatura di fortuna che possa poi portare, perché sennò è inutile Ma se, vedi, ma magari siamo come ti. contagiati su contagiati, se ci contagiamo noi quindi. Certo, no, come dicevi tu prima, magari anche una persona che vi porti l'attrezzatura giusta e che vi formi a voi. E che ce l'ha, Esatto. bravissimo. Io non voglio, guarda, voi mi conoscete da una vita, ognuno ha i pregi e i difetti. Io Certo. non voglio rompere scatole a nessuno, anche perché penso che ci sta sempre chi sta peggio di me. Oddio, adesso è un po' difficile, però
ci sta chi sta peggio di me comunque, no? Certo. Quindi non voglio, però perlomeno quando ho un'attrezzatura giusta e una persona che mi istruisce, una persona che mi istruisce, che ci istruisce, noi rischiamo molto meno di avere un problema. Ovvio. Insomma, questo, senti Paolo, questo... hai avuto una risposta da parte del sindaco? Ancora no? Ma ancora no, ancora no. Ma probabilmente, ecco, probabilmente ci sarà molto. Arriverà. Da fare. Sì, no, infatti, no, per dovere di cronaca, per dovere di cronaca, noi andiamo in onda mercoledì, stiamo facendo questa intervista martedì, magari nel frattempo può essere arrivata una forma di risposta. Insomma. No, ecco, io adesso facevo una riflessione, no? Per carità, ad oggi gli ospedali, le ASL sono piene, però a Spoleto abbiamo la fortuna ancora che i casi sono veramente pochi e, bravo, Tommy, e isolati. È quello che mi sono chiesto. Cioè, cerchiamo di intervenire in maniera repentina, no? Noi che abbiamo la possibilità, giusto? Questo è il concetto, no? Tommy, è quello che mi sono chiesto io, no? Siccome tu, le risposte che ci ho avuto dalle mie importanti sollecitazioni, perché non è che sto qui e me ne sto... Cioè, un po' di fastidio lo do, credo, no? Perché comunque certo. Ci state in mezzo alla pelle mia, alla pelle delle persone che stanno con me, ma soprattutto c'ho tre figli, due piccoli, io insomma, quindi che dipendono esclusivamente da me, no? E quindi mi sento più responsabile. Verso loro, certo. Che verso me stesso. E l'ho fatta sta domanda, ma non sono stato fortunato a ricevere una risposta. Ho detto, ma Spoleto comunque l'ospedale, la struttura, l'ASL, no? Non è che stiamo a Codogno, a Bergamo, a Lodi, a Brescia, ma tutta l'attrezzatura che dovrebbe averci in carico l'ospedale, tutta tra mascherine, camici, cose. Ma dove sta? Ci stanno 8, 9, 10, 11 casi a Spoleto. Non lo so, adesso non so quanti, correggetemi se sbaglio. Non... 16. No, a Spoleto sto dicendo. Non è che ci avevamo l'ospedale. Non ho conoscenza io di questo numero. No, comunque sono relativamente tre. No, senti, l'altro ieri con mio padre e mia madre erano 8. Quanti saranno diventati? 11, 12? Sì, comunque non è una situazione di collasso. E tutta l'attrezzatura lo sta? No, allora l'attrezzatura, abbiamo parlato anche con un infermiere dell'ospedale e dicono che l'attrezzatura non ce l'hanno. Nel ma senso sta, che, a quella che dovrebbe stare in carico siamo... dell'ospedale di Spoleto, che non è, che visto che non, che Spoleto non c'ha una grossa emergenza, no? A dove sta? Non lo so. Raccogliamo questo grido d'allarme, l'abbiamo fatto anche in una intervista precedente, come diceva Tommaso, a un operatore del settore. Probabilmente stanno prediligendo situazioni più d'emergenza. Magari la danno fuori regione, l'avranno data fuori regione. Probabile. Serve di più. No. So. Vedi, ti faccio un esempio. C'è una polemica della DSEI che oggi dice, ho letto l'articolo, sono arrivate mascherine da Roma, respiratori da Roma inutilizzabili perché hanno le istruzioni in cinese, perché sono quelle donate dalla Cina, no? Allora io penso... queste sono anche polemiche. Poi dopo ci sono, oltre alla burocrazia, ci sono anche problemi, permettetelo, stupidi come questo, no? Perché non penso insomma, che... Insomma, credo che se c'è l'istruzione in cinese, ecco, oggi non si trova il modo per tradurre... Oh, ecco. Ma poi anche laddove... Stanno senza fare niente. Stanno senza fare niente adesso in cinese. Quando compriamo un qualcosa di tecnologico, no? Anche ma se certo. Laddove le istruzioni sono in italiano, tanto smanettiamo, no? Ma certo, no, però, ma poi... Però qui poi... non si può smanettare, perché qui se te sbagli... No, non te puoi sbagliare. Ecco, poi un'altra cosa, faccio un'altra riflessione, no? Sul fatto della premessa che ha fatto Paolo. Ha detto, papà, fondamentalmente, dice, faceva una vita mondana o andava in giro, cioè andava intorno a casa, penso al bar. Tre posti ecco. Frequentava mio padre. Ecco. O posso dire perché non è certo, no, perché sennò sembra che a Coppa di San Giovanni de Baiano andava a fare spesa per comprare due cose, certo. Il forno de Gucci e un bar de Baiano dove andava a pigliare sigaretta a mamma, certo. E poi un campo dove c'hai i piccioni e le galline, dove ieri perché io vado esco solo 15 minuti al giorno per mangiare gli animali, ecco, quindi esco. Dove ieri, tra l'altro, ci ho trovato
E questa è una cosa meravigliosa, perché stavo parlando appunto con la mia compagna, con Claudia, e stavo dicendo: guarda, quando gli uomini si ritirano, gli animali si riprendono il territorio, no? Ieri dentro il pollaio mio ci ho trovato una magnifica pogliana con un'apertura alare di almeno 2 metri, che stava lì attendata a mangiare i pollastri, ma non ha capito che sono arrivato io e che mi devo mangiare io qui i pollastri, no? Ma gliel'hai detto? Io ho detto, ci ho parlato, con calma, con calma. Però guarda, l'istinto lì per lì, perché mi ha messo anche una paura, che l'istinto era bastone, però era troppo bella, ragazzi, cioè, no? Sono rimasto proprio ammaliato. E ci credo, è giustamente io facevo, via, show. magari potrebbe essere una cura peluviru. Per il coronavirus, show. Va bene, Paolo. Aspetta, perché volevo finire. Sono anche a Milano. Scusa, sì. Tommy. Vai. A Parco Sempione, capito? Quando la gente non c'è più, i conigli, i lepri hanno cominciato a riscappare fuori. Sicuramente nei giovani. Vedi che a Venezia l'acqua è trasparente. Sì, ma abbiamo abbassato l'inquinamento. Ritornando ai vostri frequentati, no? A voi risulta che ci sia un'altra persona affetta da coronavirus che frequentava uno di quei 3 posti? No. Ecco, perché questo è uno dei misteri del coronavirus. Cioè, ci sono persone infette, isolate, che probabilmente o sono venuto a contatto con qualcuno che era sintomatico e che ha superato il coronavirus senza accorgersene o senza fare il tampone, perché capisci? Cioè, uno si ritrova ammalato in un posto dove non ci sono intorno altri ammalati. Guarda, io dal primo momento ho pensato che se l'è presa mio padre, ce l'avevamo tutti. Perché con la vita che fa lui, cioè lui veramente va in questi posti, ma c'è sta il minimo indispensabile, non va a giocare a carte, proprio zero, capito? Quindi infatti il lavoro che abbiamo fatto con il dottor Fancincani dell'ASL, che è tra l'altro gentilissima persona, è quello di cercare di ricostruire come stomaco è potuto venire in contatto con questa situazione, ma certo, veramente. Paolo, bene, perdonami, ma dobbiamo chiudere perché abbiamo scaduto il tempo. Allora, cioè, prima di chiudere, tanto ormai l'ho pagato. I soldi ai piatti. Presto torneremo a fare delle cose insieme, dai, auguriamocelo. Abbiamo una buona notizia per te, però ce la siamo tenuta alla fine, perché all'appello oggi hanno risposto, e dunque c'è una persona che tu dovrai chiamare. Adesso ti gireremo il numero di telefono e speriamo che possano alleviare questa situazione un po' scomoda. Va bene, Paolo? Grazie mille a tutti. Grazie a te. Grazie. Ciao. Ciao. In bocca al lupo. Forza, Ciao. Siamo qua. Ciao.